Da questa esperienza mi aspetto una crescita personale e professionale. È un'esperienza che mi mancava e che aspettavo. E spero che il mio sogno si possa avverare, perché è da tanto che lo aspetto. Alla fine mi vedo sicuramente una persona diversa, perché avrò appreso delle nuove conoscenze e sicuramente mi sarò divertita, che è la cosa principale. Spero di vincere e ci credo. Yeah. Secondo me ho spaccato. Sono contenta. Ho cercato una mia modella in lungo e in largo e l'ho trovata. Il mio lavoro mi è piaciuto un sacco. Sono messa alla prova, lei non sa, è spagnola, non sapevo parlare neanche una parola. Però si è fatto un sacco di selfie, quindi ho usato un po' sulla conciatura perché volevo fare un qualcosa di diverso e secondo me è stato apprezzato. Scusate la voce, non ce l'ho. Condizionata, poche ore di sonno, parlare tanto, parlo tanto. Bellissimo, mi sto divertendo un sacco, sto conoscendo persone splendide, è un bellissimo gruppo. Sto molto bene, ne farei un'altra di fila. Allora, oltre alle poche ore di sonno che l'ho detto, è una formazione che sicuramente mi mancava e anche una sana competizione, perché mi sono sentita in sfida con me stessa, ma anche con gli altri, con gli altri miei colleghi. E quindi è quel gioco, no? In più penso che ho dormito poco, ma c'è il detto, no? Chi dorme non piglia pesci. E qua il mare è grosso, non è pur pescare. Quindi va bene così, va bene il senza voce, va bene il dormire poco, però torno a casa e dico, l'ho vissuta appieno con la pelle d'oca. E mal di stomaco, ansia. Però una volta che mi sono messa in postazione ero io. Ero centrata, quindi mi è sparito tutto. Sì. Allora, ciao.